Se avete bisogno di crediti, Isvolt, link e codice coupon qui in descrizione. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Vediamo l'SBC di Eric Mangala. Mettiamo un po' cosmidisci questa carta qui, perché la SBC non penso che costi moltissimo. Due sfide solo da completare. Abbiamo un ottimo Dwick come al solito. Ormai il Timo Dwick è quasi fisso. Timo Dwick, un altro Timo Dwick. Richiede due Timo Dwick, di cui uno un porto, un 83 e 75 intesa. Overall con 85 di rating senza Sullivan, non serve. 70 intesa, 85 rating, scusatemi. Ma quanto potrebbe costare? Secondo me qui siamo anche qui sui 200k. Considerando che la carta è proprio bellina, bellina, è un Makelele difensore centrale, no. Questo è meglio di Makelele. C'ha 5 di piede debole. Allora, là servono le 5 di piede debole. Ho fatto questa, è stata una bella scelta. L'altezza, bella altezza, 187 cm. Con attacco normale, difesa alta. Valencia, francese, bello, si ibrida. Velocità, questo non piace, a me non piace. Poca accelerazione, troppa velocità scatto. Maremma maiala. Bene. Potenza tiro 80 che non serve a nulla. A nulla. Poi, passaggi discreti, veramente buoni. Potrebbe essere più forte di Varane. Forse Varane è più forte, considerando il tutto. Ma vediamo, è molto 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 agile. Molto molto agile secondo me. Ecco sì, 87 per un difensore centrale. Mi piace la reattività. La reattività bella e utilissima per un difensore centrale, 91. Poi davvero utiles la freddessas, 90s. Devo dire molto molto utile, 90s in freddezza, perché ci consente di far meno errori quando ha palla al piede, quindi magari possiamo decidere di giostrare meglio la palla quando abbiamo lui, quando ha lui palla al piede. Difensivamente parlando, lettore difensivo 86, ha più fisico ma meno rapido. Sì, più fisico di Varane ma meno rapido. Sì, assolutamente, però sappiamo quest'anno che l'accelerazione è fondamentale. Cos'è l'accelerazione? La partenza iniziale. Quindi 75 in accelerazione è tipo un Smalling. Vi faccio l'esempio di Smalling perché dicono sia forte, ma non è fortissimo, ha le sue pecche, soprattutto nella velocità, nel primo passo, diciamo così. Quindi accelerazione, ecco, brutta per me. Difensivamente parlando, però ci siamo, è molto completo. 88 in testa, 88 piedi, cioè contrasto in piedi, 88 in scivolata. Lettura difensiva va bene, intercettazione 83 è un po' basso, con l'83 intercettazioni. Resistenza 81 ci siamo, molto forte fisicamente, molto aggressivo. Beh, secondo me andrà molto di interventi automatici, così a primo impatto, devo dire, perché in base all'aggressività si può capire un po', però potrebbe essere un giocatore molto automatico, quindi basta che lo selezioniamo, lui andrà a intervenire automaticamente, così da evitare magari da parte nostra un intervento sbagliato e quindi di andare magari ad, come si dice, a far fallo inutilmente. Beh, secondo me è un bel difensore centrale, ma si attesta sul prezzo di 150-200.000 crediti. Farlo a 100.000 crediti, questo SBC, secondo me potrebbe tornare utile. Non so voi, però penso che la pagherei appunto meno di 100.000 crediti, volendo, eh. Sì, esattamente. Vabbè, ognuno poi c'ha la sua opinione, dai.